proposito del sindaco di Lodi, lei l'accennava prima. Io, insomma, me le ricordo le immagini di Di Maio, non era nemmeno da solo, era insieme a Toninelli, a Buffagni, nella piazza di Lodi a fare campagna elettorale, insomma, era una situazione... E lì altro che gogna, cioè ci si andò belli pesanti. Di Maio oggi dice ma è più gogna. Che vuoi aggiungere, Alessio? Che Buffagni, che tu hai citato, che tu hai citato, che era tra i parlamentari presenti, dice: il fatto che Uggetti sia stato assolto è un bene, ci scusiamo per gli attacchi sproporzionati, ma c'era stata un'indagine, delle denunce e un arresto. Credo che il Movimento 5 Stelle e il PD debbano dare un segnale candidandolo nel collegio di Siena. Ah, vabbè, facciamo qualcosa per lui a questo punto. Qualcosa di riparatorio. Prego, sindaca. Io stamattina, quando ho letto la lettera di Luigi Di Maio, gli ho scritto un messaggio ringraziandolo e esprimendo il mio pieno sostegno su questa lettera che ha fatto, che credo che sia anche coraggiosa, che ha posto un tema che in qualche modo abbiamo visto nei nostri anni di governo, e credo che sia stato un bel gesto. Io lo condivido e penso che possa aprire una riflessione importante all'interno della nostra forza politica. E mi perdoni, però, siccome Toninelli per esempio ha detto che vuole leggere le carte e c'è un pezzo del movimento, insomma, che non l'ha condivisa questa scelta, lei ritiene che quella lettera di Di Maio sia in qualche modo la dimostrazione di una crescita politica, o, come dicono i maliziosi, del fatto che se l'è mangiato il palazzo? No, guardi, intanto penso che sia una lettera molto sincera per quello che conosco Luigi Di Maio, quindi vorrei ribadirlo anche qui. E io penso che sia un percorso di maturazione che sta facendo, che stiamo facendo, quindi io mi ritrovo pienamente in questa linea che lui ha espresso. Senta, lei a ottobre ha un appuntamento.